Dove la raffia dà sicuramente il meglio di sé è nelle composizioni floreali. Guardare per credere. Allora, io ho preparato qui un bel mazzo di fiori. Naturalmente in questa carta, che è idrorepellente, quindi non si scioperà mai dal tragitto che farete dal fiorista, per esempio, verso casa, o da casa vostra verso casa di un amico. Lo chiudiamo bene così, stropicciamo un po' la carta, tanto è bello anche questo effetto un po' stropicciato, e decidiamo di prendere in questo caso una bella raffia tricolore, per esempio questa. Decido però di raddoppiarla o addirittura di triplicarla in questo modo, in modo tale da avere un effetto abbastanza spesso nel gambo del nostro fiore, dei nostri fiori, e di creare anche un effetto veramente simpatico alla moda e anche, perché no, magari anche un po' di design, perché in effetti la raffia proprio a questo si presta, no? Ecco qua, facciamo un nodo bello stretto, magari ne facciamo anche un altro, e avendo raddoppiato, in qualche caso triplicato, la nostra raffia, perché no, possiamo da una parte lasciarlo così e dall'altra invece lo possiamo spettinare, perché tanto la raffia non si rovina, non si sciupa, è idrorepellente, quindi diciamo che nelle composizioni floreali dà il meglio di sé. La cosa bella è che, come vi ripeto, non si rovina e anche una volta stropicciata ritorna al proprio posto. Guardate che bello!